Illustrare di sera la bellezza delle antiche ville stabiesi e la storia del loro ritrovamento mediante pièce teatrali realizzate ad opera di casa del contemporaneo Le Nuvole, tra le antiche colonne valorizzate da una suggestiva illuminazione, accade da questa sera a Castellammare di Stabia. Soprattutto per diffondere l'idea del bello, no? Sono due anime quelle che lo spettatore che si reca a vedere con il chiarore della luna le ville stabiesi San Marco e Arianna incontra al suo ingresso. E i siti con la loro illuminazione soffusa ben si prestano al gioco teatrale che viene proposto per raccontare la storia di una villa antica solo da poco tornata alla luce. Ed ecco che a Castellammare di Stabia si fondono storie e realtà tra le antiche colonne e la sapienza teatrale di Giampiero Schiano e Fabio Coccifoglia, che con leggerezza e divertimento offrono uno spaccato di storia locale di cui andare fieri, orgogliosi. Le anime costrette a vivere in quegli scavi che così fortemente vollero sono il preside Libero D'Orsi e un bidello, amico d'infanzia, amico per sempre. Il 3 e 4 settembre a Villa San Marco, il 10 e 11 a Villa Arianna si potrà assistere a questa resurrezione culturale in cui, grazie alla pièce teatrale, il visitatore avrà una visione diversa di luoghi che già trasudano di storia, odorano di antico. Eventi, come sottolinea anche l'assessore regionale al turismo Casucci, che diventano strumenti validi di promozione territoriale. I luoghi d'arte, i luoghi della cultura, i luoghi della bellezza, soprattutto quelli della bellezza storico-archeologica, non devono rimanere dei luoghi isolati, devono rimanere dei luoghi socializzati, devono diventare delle opportunità per i territori, devono diventare delle opportunità che non solo arricchiscono i territori, ma arricchiscono la consapevolezza dei territori rispetto all'accoglienza.